Noi vorremmo ricostruire qui altrove il centro-sinistra, non come formula astratta, ma nella pratica politica, nella qualità di una pratica politica nella quale ci riconosciamo. E pensiamo che questa città abbia bisogno di una grande e buona politica. E la fotografia dolorosa di cosa è accaduto in Italia in questi anni, l'Aquila, non soltanto la vicenda drammatica che l'ha colpita, ma anche il modo in cui il paese non si sia allertato per questo terremoto. L'Aquila ci ricorda che l'82% dei comuni italiani vivono su territori a forte rischio idrogeologico. Ci ricorda che il 20% degli edifici pubblici, tribunali, ospedali, caserme, in Italia rischiano di fare la fine che hanno fatto alcuni edifici pubblici qui all'Aquila. E il fatto che su tutto questo ci sia grande distrazione, molto pressapochismo, notevole reticenza, non solo al vecchio governo ma anche da questo governo, è cosa che ci preoccupa, per cui il risultato dell'Aquila non serve soltanto a riconfermare una scelta di buona amministrazione, ma anche a far capire che questo paese deve cambiare strada. Io vorrei spezzare questa equazione maledetta per cui ogni volta che c'è una grande opera pubblica c'è quasi per necessità o per definizione un'immediata pervasività della criminalità organizzata. Io credo che a partire da queste esperienze qui altrove noi dobbiamo costruire una impermeabilità dei processi di spesa rispetto alle mire, alle pretese, alle avidità delle cosche mafiose che si stanno muovendo con grande determinazione su tutto il territorio nazionale. Quello che è rischiato di accadere all'Aquila accade in Lombardia, in Piemonte, non soltanto in Sicilia, in Calabria, in Campania. Dovremmo raccogliere alcune lezioni di buonsenso, una delle quali per esempio ci dovrebbe portare a far diventare legge immediatamente questo progetto di legge assai antico che vorrebbe mettere un freno alla corruzione, ed è un progetto di legge che continua a viaggiare da una commissione all'altra, Camera e Senato, e continua ad essere una proposta e non una certezza, e che rappresenta un elemento di forte debolezza della politica rispetto al furto di 60 miliardi l'anno che viene consumato ai danni degli italiani attraverso i mille rivoli della corruzione e della concussione. Io credo che l'Unione Europea sia una grande risorsa in questo caso, come in tutte le altre possibilità di intervento che sono state in questi anni, penso a tutte le regioni obiettivo 1. L'Europa però non è la cassa per il Mezzogiorno. Pretende certezza nei percorsi di utilizzo, di investimento di queste risorse, pretende certezza nella qualità dell'investimento, pretende che gli interlocutori siano all'altezza della generosità non priva di attenzione, priva di puntiglio che l'Unione Europea mette a disposizione. E su questo il governo nazionale è l'interlocutore naturale dell'Europa, e in questa occasione e in molte altre occasioni il governo nazionale e i governi, le amministrazioni regionali non hanno dato prova di essere all'altezza, diciamo, della sfida di buona politica che l'Europa proponeva. Non dimentichiamo che le regioni italiane sono le ultime in graduatoria nell'utilizzo, nel virtuoso utilizzo delle risorse europee, e tra le regioni italiane ci sono quelle costrette, per non averle utilizzate, a restituire buona parte delle risorse dell'Europa messe a disposizione.